Ben ritrovati al Palaero Mobiliare di Castellanza da parte di Alessandro Margotti e Matteo Losco per il secondo tempo di Legnano Knights. Andrea Costa Imola, l'esordio in Serie A 2 Silver per l'Euro Promotion di Mattia Ferrari, che finora ha sempre condotto, eccezione fatta per i frangenti iniziali, ma poi anche 11 lunghezze di vantaggio per i biancorossi di casa, mentre invece Imola è sempre stata costretta ad inseguire. Solo un grande Jesse Perry ha vietato il tracollo all'intervallo alla formazione di Tiki, e così si ripartirà da questo 34-29 che sicuramente è ingeneroso per quanto visto in campo da una parte e dall'altra. Meriti di Legnano e demeriti di Imola. Caro Matteo, indubbiamente un bel esordio fino ad adesso per Legnano, pochi timori reverenziali nei confronti della categoria, un buon pubblico di sicuro. Abbiamo visto un Legnano al 70% del proprio rendimento, ha avuto sprazzi di grande basket e poi momenti di difficoltà quando si è un pochino annebbiata la lucidità. Ah sì, insomma, siamo sempre al 5 di ottobre, siamo sempre alla prima partita, quindi va bene, però mi sembra che la filosofia sia già dimostrata chiaramente. Esterni, palla che si muove fuori, correre, difesa, tutti ingredienti che Mattia Ferrari sta cominciando a mescolare nel pentolone in attesa di farli amalgamare bene nel corso dell'anno. Imola mi sembra un po' più lenta, mi aspettavo molto di più dal suo secondo americano, adesso poi magari si sveglia nel secondo tempo, per ora solo Jesse Perry. Non so se Mattia ha pensato qualcosa nell'intervallo per provare ad arginarlo, viste le brutte percentuali degli altri, magari fare un passettino, un raddoppio. L'ha fatto Locci in una delle ultime azioni, è arrivato il fallo di Arrigoni, ma mi sembrava più un raddoppio casuale che non una scelta tattica. Adesso Legnano deve essere brava però a tenere la testa avanti, soprattutto in questo terzo quarto. Qualche istante ancora prima di riprendere il gioco, perché c'è da aggiustare il cronometro nell'intervallo. Intanto si è provveduto a coinvolgere anche il pool di sponsor che Legnano Basket avrà al proprio fianco per l'intera stagione 2014-2015, opera del vulcanico presidente Marco Tajano e poi anche del GM Maurizio Basilico, che dal 2004 in questa sinergia, in questa guida a due teste, ha di fatto coinvolto, possiamo dire, l'intera città di Legnano a livello economico nell'affiancamento ai Knights e poi anche a livello di supporto, visto il risultato odierno, vale a dire, direi, più di 1000 spettatori accorsi qui al Palaero Immobiliare. E lo sponsor del match odierno, Herman Miller, che si occupa di arredamenti nella più moderna tecnologia e concezione, ha messo in palio una sedia per un tifoso fedelissimo dei Knights. Seguiranno poi nel corso di tutte le partite casalinghe l'avvicendarsi dei vari sponsor e sostenitori al seguito della formazione altomilanese. Poi ricordiamo che l'iniziativa della Legnano Card, che darà modo a tutti gli abbonati di poter usufruire presso i punti vendita dei vari sponsor di agevolazioni e sconti. Purtroppo ancora qualche istante per sistemare correttamente la strumentazione elettronica, per che rileva ovviamente il tempo globale della partita e poi il cronometro dei 24 secondi. Forse si è sistemato proprio in questo momento ad opera dei tre arbitri, lo ricordiamo, i signori Ceratto, Kersicla e Barone. La rimessa di inizio periodo è affidata a John Merchant. Palla per Di Bella, riceve lo stesso Merchant, sale a bloccare sulla palla Cruballi, blocco appena accennato, palla poi per Arrigoni, di nuovo Merchant, 8 secondi per andare al tiro, si butta dentro, scarico per lo stesso Marco che va a coinvolgere Di Bella, tiro quasi allo scadere dei 24 secondi, bel rimbalzo di John Merchant, utilissimo a sgusciare dal lato debole su tutte le palle vaganti. Ora Di Bella, Arrigoni, palla per Cruballi, complicata, schiacciata nell'area, si chiude bene la difesa di Maganza e Perry, palla persa però più che recuperata, è in questa situazione protagonista negativo Arrigoni, che deve subito farsi vedere contro Maganza. Maganza lo aggira bene, poi è timidissimo nell'appoggio al ferro. Merchant prova a correre, si butta dentro, fallo in attacco da parte del numero 20, che ha indubbiamente controllato male il corpo
e il controllo del corpo qui è stato più un errore di scelta tecnica, perché dobbiamo dirlo, non sapeva bene cosa fare. Terzo fallo per Merchant. Direi buon fischio arbitrale, prima sfida vinta da Anderson in tutta la partita su Merchant. Buona la posizione del giocatore da Robert Morris. Terzo fallo di Merchant. Adesso Mattia lo vedo là che ci sta pensando a cosa fare, perché è arrivato un po' presto questo terzo fallo. Finora il duello ha detto Merchant su tutti i fronti, 12 punti con 3 su 6 al tiro, 5 rimbalzi e 2 assist per il numero 20 legnanese. Dall'altra parte Anderson, 3 punti, 1 su 7 in 17 minuti, prova finora abbastanza anonima per il tiratore di 23 anni che adesso va a prendersi un'altra tripla sbagliata. Crubali a rimbalzo in qualche modo controlla che la palla esca dopo che l'ultimo tocco è di Maganza, che aveva messo buona pressione dopo l'errore al tiro di Anderson, smanacciando però fuori dal campo. Si riparte con la rimessa da fondo campo. Milani, scambio con Arrigoni, 8:50 da giocare nel terzo quarto, sempre 34-29. Non si è mosso dal punteggio dell'intervallo il tabellone. Merchant prende il tiro da tre punti, 15° punto, e dobbiamo dire che l'impatto di Merchant è stato finora perfetto. Direi clinic di uscita dai blocchi, di messa a posto dei piedi e di elevazione. Bravissimo anche Di Bella a dare la palla coi giri giusti, ma se si può rivedere questa azione, per chi vuole imparare a uscire dai blocchi e a mettere a posto i piedi, prendete questa e guardatevela 100 volte. È molto bravo a non commettere neanche l'infrazione di passi, che ormai è canonica per tutti i giocatori, vale a dire il saltino per mettersi in ritmo. Non ha fatto neanche questo Merchant, davvero pregevole esecuzione di catch and shoot, prendi e tira. E più 8 ovviamente per Legnano. Dall'altra parte riceve Prato, a servire sotto canestro Perry. Arrigoni prova a dargli spazio per costringere al tiro piuttosto che l'attacco spalle a canestro. Perry ha anche questo in faretra, si mette in ritmo da solo, 37-31, 21° punto per quello che è largamente il miglior realizzatore della partita. Ancora Merchant in uscita dai blocchi, dalla medesima posizione dove aveva colpito prima. Questa volta aggiunge dardo e fallo. Davvero altra pregevole esecuzione di Merchant. Qui Anderson è uscito con tutti i crismi di un giocatore in piena crisi d'identità. È già vista la cosa. Forse la soluzione potrebbe essere quella che De Nicolao metta un briciolo più di pressione su Di Bella, perché se Di Bella vede il campo come lo sta vedendo adesso, è capace di pescare chiunque in qualunque altro posto. Forse faccio 2 punti anch'io in questa partita. E indubbiamente Merchant ci ha fatto vedere tutte le doti balistiche costruite nel corso degli anni per un giocatore che sta vivendo a Legnano la propria prima esperienza nel basket senior, dopo che di fatto aveva abbandonato il college e si era poi fermato giocando a livello amatoriale negli Stati Uniti. Il suo trampolino di lancio è stato la Summer League estiva di Gorizia, dedicata alle minors, in cui è risultato top scorer ed MVP. Lui che viene da Dowling, NCAA di Division 2, realizza adesso il 3+1, porta più 10, ma non fatevi ingannare, dalla Division 2 è uscito un giocatore che più o meno nello stesso orario in cui Merchant sta crivellando la retina è in campo per la Supercoppa di A1, vale a dire David Logan, che a Indianapolis in Division 2 fu il miglior marcatore del campionato svariati anni fa. Ancora Merchant, se prende il tiro da 3 punti lo sbaglia questa volta, Crubali a rimbalzo, lotta poi anche Milani, Maganza il più lesto di tutti a controllare la sfera e spingere la palla verso Prato, si butta dentro De Nicolao che fa vedere la prima buona cosa all'inizio terzo periodo, è quella che vale il meno 8 con un appoggio al ferro del 41-33, 7:20 da giocare. Ora Arrigoni, palla per Di Bella, pick and roll con Crubali, prova a prendere velocità Di Bella, scarico in angolo per Milani che fa saltare Anderson, palleggio arresto e tiro, anzi no, scarico per Crubali, 5 secondi per tirare, ora 4, si prende il fade away a bersaglio anche Crubali, prima Merchant, ora Usman, Legnano sempre più 10. Legnano non si ferma, non si deve fermare anche quando la macchina un attimo si incricca o se gli ingranaggi si arrugginiscono un po', e deve andare anche a rischio di riperdere la palla come ha fatto adesso, o lo sfondamento che prima ha fatto Merchant, ma poi se l'intensità è quella buona la palla la si riprende
e si trova un altro tiro successivamente. E adesso nel momento di difficoltà, tra palle perse che andavano e venivano, ne esce comunque col possesso tra le mani Legnano, che opera anche il cambio. 3 minuti e 15 di grande furore agonistico da parte di John Merchant, che è salito dopo gli 8 punti dell'intervallo, ora a quota 15. Davvero prestazione monstra in questo inizio terzo periodo, che è valsa il più 10 e soprattutto adesso il meritato cambio. Dentro Penserini, Di Bella serve a Rigoni, palla per Milani, cambio difensivo, c'è Maganza su Milani che lo andrà a puntare, va Milani, palleggio, arresto e tiro a bersaglio. Lettura che faceva col pilota automatico alla categoria di sotto, lo fa anche in silver e soprattutto vale adesso il più 12, massimo vantaggio, momento cruciale della gara, anche se siamo molto lontani, 6 e 15 alla fine del terzo periodo, però Legnano sta iniziando a mettere terza, quarta e anche forse la quinta marcia. È un momento cruciale anche perché Merchant è andato in panchina, vediamo come sta in campo, ma adesso la fiducia è alta e sono convinto che riusciranno a sopperire anche all'assenza di Merchant adesso. Penetrazione di Prato che non ha chili e soprattutto tempismo per finire, Di Bella nella volata a tutto campo, arriva il fallo di De Nicolao a fermare con una situazione tattica di indubbia intelligenza questo contropiede che avrebbe portato Legnano ad un altro ottimo tiro. Dicevamo, qualche difficoltà ad inizio terzo quarto a contenere nuovamente Perry, poi però è arrivato Merchant che ha spazzato via tutti con due canestri dall'arco, addirittura uno impreziosito dal libero aggiuntivo per il fallo subito. 6 minuti da giocare, Legnano a più 12, Ticchi va a chiamare time out, sperava di uscire dall'intervallo con un po' di gas nel proprio motore e invece dobbiamo dire che col gas dal motore ci è uscito Legnano con John Merchant. Sì, Imola nei primi 4 minuti non ha mai fatto quello che ha fatto praticamente per tutto il primo tempo, cioè riuscire a dare la palla dentro. Legnano ha messo molta più pressione sulle linee di passaggio, ha tenuto molto più botta, la palla dentro è arrivata solo una volta a Perry, che peraltro ha dovuto prendere un tiro in allontanamento, ma a differenza dell'inizio in cui la chiave dell'attacco di Imola era proprio quella di abusare un po' fisicamente dei lunghi di Legnano, adesso non l'ha fatto e se si lascia giocare in campo aperto la partita è tutta farina per il pane di Legnano. E nelle cosiddette statistiche di Hassel, vale a dire di battaglie, sempre avanti Legnano, 23 a 20 a rimbalzo, 7 perse a 6, ma il dato dei recuperi dice 6 a 2 Legnano e soprattutto 9 a 0 i punti da palla persa, quindi occasioni di andare in contropiede. Ora Milani si prende il tiro da 3 punti, è sbagliato, a rimbalzo c'è Prato, prova a spingere De Nicolao che si butta dentro, Di Bella lo ferma come può andando a tentare di braccare il pallone, spende però il fallo che darà due liberi al fratello del più celebre De Nicolao. Secondo fallo adesso per Di Bella, che nel suo tabellino aggiunge una partita di indubbio fosforo, 6 punti, 3 rimbalzi e 5 assist per un giocatore chiamato a fare la differenza in termini di leadership e soprattutto a indicare la strada ad una neopromossa quali sono i Knights. Sbaglia il secondo libero e non di poco De Nicolao, rimbalzo comodo per Legnano, 5:40 da giocare nel periodo. Ora Rigoni, lo scambio con lo stesso Di Bella, piccherò il centrale con Cruballi, Imola quasi ad operare il cambio difensivo, ora Milani, palla alzata per Cruballi che ha un difficile controllo che porta all'infrazione di passi. Qui ingenuità da parte di Cruballi, c'è la riapertura sull'angolo opposto, c'è la possibilità di un tiro, di un nuovo repost, qui un pochino egoista il giocatore nativo della Georgia che ha fatto il college a Georgia State. Ora Busciati, Penserini lo chiude bene, la riapertura per Prato che si butta dentro, va poi a prendersi il tiro alzando la parabola contro il leve di Cruballi. 45-36, mini break che riporta Imola entro la doppia cifra di scarto. Arrigoni ora esce dai blocchi ma non riceve Di Bella, ora Penserini, di nuovo Milani, va a bloccare Cruballi, la palla persa di Milani, corre a tutto campo Prato che va a proteggersi poi con il corpo, il tap-in, correzione vincente di Maganza e qui Legnano
ha tolto il piede dall'acceleratore un secondo e soprattutto direi ha scollegato un attimino la testa abbassando la tensione, il livello di tensione. Risultato Imola meno 7, time out Ferrari. Mi dispiace dirlo perché è un ragazzo che ho sempre apprezzato e tantissimo l'anno scorso, purtroppo però quando c'è in campo Penserini facciamo un pochettino più di fatica, mi sembra che non abbia ancora capito da che parte andare, come mettersi, fa sempre le cose con un palleggio di troppo dietro, si sbatte come un assatanato e difende forte, ma davanti deve forse ancora trovare il suo giusto spazio tra gli esterni di Legnano. È già successo che anche nel primo tempo, quando è entrato lui, l'attacco si è un pochettino fermato, però è un giocatore molto intelligente, quindi sicuramente piano piano troverà anche il suo spazio. Adesso bisogna saper gestire questo momento. C'era Navarini sulla panchina del cambio per Di Bella, che forse sta pagando anche un po' di ossigeno. Adesso abbiamo un terzetto di guardie un po' particolare, c'è bisogno che Milani prenda qualche iniziativa e si attiri un po' di difesa lontano da canestro per liberare nello stesso tempo spazio sotto ad Arrigoni e a Cruballi. E adesso decisamente la squadra di Milani sugli esterni, 3 su 9 al tiro finora per Tombaso, 2 rimbalzi e 2 recuperi a cercare di infarcire un po' il tabellino, e di Cruballi sotto le plance, mentre per Imola al momento ancora nessun cambio. La zona nel frattempo della formazione di Ticchi, classica fronte pari 2-3. Navarini l'attacca dal palleggio, ribaltamento per Penserini che si butta dentro, scarico per Cruballi che fa la boa al centro dell'area, la palla carambola da Arrigoni e indubbiamente questo è il più classico dei canestri che fa respirare Legnano. 48-38 più 10, subito disinnescata la zona non con una giocata di lettura ma con una giocata caparbia, poi Penserini a ringhiare contro Prato, quasi a sentire l'imbeccata e la critica di Matteo. Rimessa adesso per Busciati, palla perde Nicolao, pick and roll in corsa, riceve Maganza, Cruballi a dirgli di no, c'è però un fallo che darà due liberi a Maganza. Qui Arrigoni non è scalato bene sul taglio di Maganza, ci saranno due liberi e terzo fallo anche per Cruballi, che dobbiamo dire fino ad adesso ha gestito decisamente bene i falli, non commettendoli come spesso capita in situazioni di blocco in attacco o di rimbalzo d'attacco. Due liberi per Maganza, mentre qui Ticchi si lamentava per una cosiddetta infrazione di Cruballi a toccare e a smanacciare ferro o tabellone. Fatto sta che arrivano due liberi per il giocatore del 1991, passato dalle giovanili di Udine, quando nell'annata 91 c'erano anche Marco Contento e Davide Pascolo, MVP dello scorso campionato di A2 Gold e ora meritatamente in A1 con Trento. L'errore al secondo libero di Maganza, 48-39, un po' di pressione anche a tutto campo per Imola che poi si rifugia nella difesa uomo, quindi il passaggio a zona era stato soltanto temporaneo. Cruballi ora sotto le plance contro Maganza, prova ad aggirare il ferro, arriva a canestro e fallo. Indubbiamente grande azione di post basso di Cruballi, gran giocata di Cruballi. Francamente la stoppata di prima mi sembrava tanta palla, perché questo comunque ha delle braccia lunghissime e di contatto col corpo non ne ho visto. Comunque è arrivato il fischio, qua grande giocata, grandi piedi, è scivolato via Maganza che obiettivamente non lo può tenere in velocità, e ottimo 2 più tiro libero supplementare. È molto bravo a utilizzare qui il ferro come amico, vale a dire a proteggersi sotto l'anello e a chiudere poi dall'altra parte con la mata mano mancina. 3.46 da giocare, più 11 per Legnano che ha superato l'impasse di pochi istanti fa alla grandissima. Ora più 12, massimo vantaggio con Cruballi che arringa la folla mentre va a incassare la sostituzione. Dentro di nuovo Maiocco, mentre dall'altra parte Bartolucci è andato a rilevare Maganza, quindi di fatto tutte e due le squadre a schierare dei numeri 4 sul terreno di gioco. Legnano salita a più 12, c'è da aggiornare il tabellone. Dall'altra parte arriva un tentativo dentro per Bartolucci, la palla trattenuta da Prato col passaggio dentro di Bartolucci per Perri. L'ultimo tocco è di un giocatore di Legnano, mentre mi sembra che però ci sia un errore ancora a tabellone. 51-39, non 51-40 come indica
la struttura luminosa del Pala Euroimmobiliare, adesso prontamente aggiornata. 7 secondi per l'attacco di Imola con Busciati, poi 3:29 a chiudere il terzo quarto di gioco. Palla per Prato, pick and roll con Bartolucci, Legnano accetta il cambio, Maiocco resiste bene, Prato a prendersi un tiro difficilissimo, mandato poi a bersaglio, che riporta a 10 le lunghezze di scarto. Milani già dall'altra parte, Navarini, Penserini, blocchi in serie per Milani, che esce e riceve, scarico per Maiocco, ancora per Penserini, lo scarico in angolo per Navarini, che si prende il tiro da 3, pestando però la linea. Qui azione in cui Legnano non ha attaccato il ferro, non ha buttato la palla dentro, alla fine ha costruito molto poco. Sì, un po' troppo bella Legnano in questa azione, aveva almeno due buoni tiri, ma Iocco secondo me ha dato via la palla troppo presto. Penserini comunque ha attaccato l'area, non mi sembrava che ci fossero aiuti grandiosi, forse un po' troppo bella in questa azione, ha regalato il recupero difensivo nell'angolo su Navarini. Di nuovo dentro Hassan nelle file imolesi, fuori De Nicolao, che ha dimostrato qualche timido segnale di risveglio in questo terzo quarto, ma indubbiamente poco nel complesso di una partita in cui, dobbiamo dirlo, Ticchi sta praticamente rinunciando al suo riferimento americano tra gli esterni, Carvel Henderson. Da 3 punti Bartolucci si prende il tiro su assist di Busciati, aveva difeso bene Legnano, però su una caduta centro area è saltata tutta la difesa, allora Bartolucci ha infilato la tripla del meno 7. 2:40 da giocare, Arrigoni si butta dentro, fallo di Perry, e poi Bartolucci a gioco fermo ad andare a smanacciare Arrigoni. Ci saranno comunque i due liberi per Marco Arrigoni in virtù del bonus ben alzato con la paletta del tavolo. Due liberi allora in arrivo per Arrigoni, che ha compiuto fino ad ora tanto lavoro sporco, 5 punti, 3 rimbalzi, dobbiamo dire una difesa più puntuale in questo terzo periodo su Perry, che lo aveva messo in grandissima difficoltà fino all'intervallo. Beh, Perry un tiro e un canestro in questo terzo quarto, non mi ricordo altre cose rispetto alla dominazione completa dei primi due quarti. Qua prima iniziativa vera aggressiva di Marco, e premiata giustamente con due tiri liberi. Sbagliando però il primo dei due liberi a propria disposizione, realizza invece il secondo, facendo 52-43. Jesse Perry, 2 punti, 1 su 1, però 0 rimbalzi, onestamente poco impatto fisico e atletico sulla partita. Vediamo adesso, andando a litigare sotto le plance dall'altra parte con Arrigoni, Prato apre il palleggio, Penserini lo contiene bene, buono anche l'aiuto di Maiocco, riceve adesso Perry, arriva il raddoppio con angolo cieco di Penserini, che ha avuto davvero una grande lettura, poi è stato anche sfortunato perché nel controllo non è riuscito a mantenere in gioco la palla, e per gli arbitri c'è addirittura il reset a 24, perché Penserini aveva effettivamente messo due mani sul pallone prima di uscire. Allora azione piena d'attacco per Imola, fuori Prato che ha fatto vedere ben poco, 4 punti 2 su 6 al tiro per un giocatore ormai verso il declino della propria carriera, e di ritorno qui a Imola Adam Hassan da 3 punti, prende e tira, dobbiamo dirlo, tripla ignorante mandata a bersaglio che vale il meno 6, e Imola con i cesti di Bartolucci e Adams, scusate Hassan, dalla grande distanza alla fine riesce a respirare un pochino. Milani proverà ad attaccare Bartolucci, si prende il classico tiro, movimento di Tommaso Milani, da Tommaso Milani, probabilmente lo fa anche nel sonno, vale il più 8. Milani move, se poi vede un lungo davanti è ancora più invogliato a farlo. Adesso Hassan usa il tiro di prima per creare un buon tiro per Busciati, che non lo prende, però la posizione di Marco non era sbagliata là dentro, si è tolto all'ultimo momento, forse si poteva con un minimo di pazienza recuperare questo rimbalzo, però Legnano sta reggendo comunque con Merchant in panchina, sta reggendo, e se togli il tiro ignorante, come giustamente l'hai definito tu prima, di Hassan, saremo ancora comunque a una decina di punti di cuscinetto. Adesso Busciati, che ha recuperato due liberi con un'iniziativa forzata in cui ha fatto vedere bene il contatto, partita da 3 punti per il giocatore italo-albanese, che sbaglia anche il primo tiro libero sotto la curva legnanese, che ora inizia a farsi sentire. Realizza il secondo, 54-47, 7 punti di margine
per Legnano, che è vicinissima alla fine del terzo quarto, 1:40 alla fine. Maiocco gli va a dare una mano sulla, va a dare una mano a Navarini sulla pressione, mettendosi in visione oltre la metà campo. Riceve adesso il Principino, protagonista anche con la nazionale under 18 nell'estate. Ora Maiocco mette palla per terra contro Bartolucci, che lo aggancia sul cambio di mano dietro schiena da parte del capitano, capitano che avrà ora due liberi, e Legnano dalla linea dei liberi non può commettere passi falsi. Ne ha tirati pochi, 7, ne ha segnati tanti di questi 7, vale a dire 6, ma soprattutto ha bisogno in questo momento per tenere testa alla riscossa di Imola. E questo deve fare capitan Maiocco, secondo me, partire un po' più da lontano, perché i due lunghi di Imola non lo tengono in nessuna maniera sulla riga dei tre punti. Lavorare un po' meno da numero 4, un po' più da numero 3, le caratteristiche ce le ha, le capacità ce le ha, l'intelligenza cestistica ce l'ha, forse questa potrebbe essere una chiave. Sbaglia il secondo libero Maiocco, allora scambio di favori tra Busciati e il numero 9 dell'Europromotion, che conduce 55-47. Ora Jesse Perry ad avvicinarsi al canestro, questa volta è molto bravo con lo spin dorsale a chiudere al ferro e soprattutto evitare raddoppio o marcatura tripla da parte dell'Hero Promotion, che ha indubbiamente lavorato nell'intervallo per portare un po' di difficoltà al numero 33 ospite. Ora Navarini ancora col palleggio aperto, 10 secondi per andare al tiro, si butta dentro e il fallo di Hassan, due liberi in arrivo per Navarini con questa iniziativa insistita e forzata che vale un po' di respiro, portando a casa dalla linea della carità un'altra possibilità. Si arrabbia un po' Imola, però qui indubbiamente il nervosismo dell'intera retroguardia di Ticchi ha regalato questi due liberi a Navarini. Sì, un po' forzata, però ha dato l'impressione quella di uno che vuole prendere quel tiro, per cui penso che nessun allenatore contesti un'iniziativa del genere. È la voglia di un giocatore di andare a canestro anche se prende un contatto, anche se prende una spinta, quindi bravo Alberto. Due liberi adesso anche per Navarini, che si è iscritto a referto con un canestro da due punti nella prima frazione di gioco e adesso migliora il proprio tabellino con questo libero. 2-2 allora, 57-49, mentre ci avviciniamo al terzo periodo con 49 secondi ancora da giocare. Sostituzione anche per preservare Arrigoni dai problemi di falli. Al suo posto entra Locci, che aveva garantito in precedenza 2 minuti e 24 secondi di grande energia. Due rimbalzi, due punti per il 22enne Ravennate, che ritorna adesso in campo. Fallo di Maiocco su Perry in un duello in cui il vantaggio è tutto imolese, e per Perry col 4 su 5 dalla linea della carità c'è modo e soprattutto conforto per i suoi colori di andare a rintuzzare nuovamente il tabellino. 57-49 con coppia di liberi a disposizione del giocatore ex Arizona. Buono il primo con Imola, che arriva ora a quota 50. Sbaglia il secondo, ma c'è stata invasione secondo uno dei tre arbitri dei giocatori in situazione offensiva. Allora rimbalzo che viene affidato tra virgolette a tavolino a Legnano, con Navarini ad effettuare la rimessa laterale. 43 secondi da giocare, Maiocco a servire Navarini, che batte la pressione di Hassan. Doppio piccherò all'alto, si va dal lato di Locci per il primo blocco, ribaltamento centrale per Maiocco, ora per Penserini, il blocco di Locci, si butta dentro Penserini che prova a chiudere con la mano sinistra, fa fatica, poi il tap-in è fuori misura. Ultimo possesso di Imola e Penserini, quello che poteva fare al piano di sotto purtroppo non lo può più fare al piano di sopra, si è scontrato contro i muscoli della coppia Bartolucci-Perry sotto le plance. Busciati si prende il tiro, anzi no, lo scarico per Bartolucci che si butta dentro, riapertura per Hassan da tre punti, tiro sbagliato sul primo ferro, tap out prezioso di Penserini, fallo di Locci su Perry, che adesso in questi ultimi 120 secondi ha davvero fatto subire le pene dell'inferno all'Europromotion. Là dentro comanda lui, c'è poco da fare, basta un minimo errore di posizione e lui ti sigilla e non c'è più discussione. Qua Legnano ha un po' ballato difensivamente e poi quando si balla si arriva in ritardo sul taglia fuori e Perry ti anticipa su queste cose.
Penserini comunque ha fatto un'iniziativa cattiva di uno che voleva trovare un buon tiro, deve imparare probabilmente che a questo livello deve cercare uno scarico magari quando arriva là sotto, perché andare a finire non è sempre facile. E Perry adesso ha ripreso a macinare punti e gioco, 2 su 2, 57-52, con un secondo e mezzo alla fine. Penserini da oltre 20 metri non vede la via del canestro, allora terzo periodo che finisce sul 18 pari e praticamente ci proietta a un ultimo periodo di grande ardore, perché Imola non molla. Legnano potrà reinserire Merchant, Cruballi e Di Bella, ma ha bisogno di ancora 10 minuti di energia per strappare questo primo successo qui all'esordio al Pala Euro Immobiliare. Linea a studio regia. Ben ritrovati al Pala Euro Immobiliare, ultimo periodo di gioco tra Legnano Knights e Andrea Costa Imola. Si riparte dal 57 al 52 con cui si è concluso il terzo periodo di gioco. Legnano ha avuto anche proprio nella frazione che si è appena concluso 12 punti di margine ed è questo il massimo vantaggio ottenuto dalla compagine di Mattia Ferrari. Però Imola ha dimostrato di avere 7 vite come i gatti, rientrando fino al meno 5 grazie a Jesse Perry, che è tornato a mietere gioco. Mancano ancora pochi istanti alla ripresa del gioco e Legnano va praticamente a schierare il proprio miglior quintetto, quello iniziale di eccezione fatta per Maiocco, che occupa lo spot di ala forte al posto di Arrigoni. Rientrano però Di Bella, Milani, Merchant e Cruballi, praticamente la spina dorsale dell'Europromotion neopromossa in A2 Silver. Dall'altra parte ci sono i due americani Anderson e Perry, più Bartolucci, Hassan, che ha indubbiamente dato buon contributo nel terzo periodo, e Busciati. Sì, rientra Merchant, rientra il terzetto di esterni che hanno fatto fino adesso molto bene. La chiave sarà contenere Perry e tornare a correre, cosa che nel terzo quarto Legnano non è riuscita a fare con efficacia. End off d'ingresso nel gioco tra i due piccoli, riceve ora Adams, scusate Hassan, scambio per Anderson. Bartolucci prova ad attaccare Cruballi, resiste Cruballi, tiro impreciso da parte di Bartolucci, poi il tap-in di Perry è sbagliato, anche un pizzico di sfortuna per Imola. Il rimbalzo di Legnano, non è riuscito a far correre il pallone di Bella. Merchant allora dietro i blocchi, marcatura più puntuale qui di Imola, di squadra oltre ad Anderson, un po' più attento, si butta dentro Di Bella, scarico per Merchant, riapertura per Milani da tre punti facendo saltare il proprio avversario, tiro corto sul primo ferro, rimbalzo di Busciati, piccherolo in transizione con Bartolucci, scarico per Anderson che non arrischia la tripla, vuole cercare dentro Perry, riceve adesso all'altezza del tiro libero, fronteggia contro Maiocco, qui Maiocco se lo perde, Perry ci fa vedere di avere anche buona agilità ed uso del ball handling, due liberi in arrivo per il giocatore col numero 33, che possiamo dire senza troppe remore è l'unico motivo per cui Imola può strappare i due punti. Per il momento illegale, ha fatto tutto quello che poteva fare, partiva, ha perso il tiro da fuori, ha messo il tiro in avvicinamento, ha preso rimbalzi d'attacco, adesso partenza frontale, tutto quello che poteva fare l'ha fatto, diventa anche difficile scegliere che cosa lasciargli in difesa. Possiamo dire che qualche limite ce l'ha anche lui, oltre a questa foltissima capigliatura a dread, questo 0 su 2 liberi e soprattutto qualche passo falso negli ultimi minuti del terzo quarto ai liberi ha tenuto un po' più lontana Imola, ma indubbiamente è come cercare il pelo nell'uovo quest'oggi a Jesse Perry. Non è lui il problema di questa squadra e non è lui il motivo per cui Imola è costretta a inseguire. Fallo adesso di Maganza su Cruballi, un po' di difficoltà per Legnano ad andare adesso ad innescare Cruballi nei pressi del canestro e Merchant dietro i blocchi. Allora la difesa di Imola si è fatta un po' più precisa. Adesso cambio per dare respiro a Jesse Perry. 8:46 da giocare, segnatevi questo minutaggio e questo punteggio, 57-52. Qui Legnano deve rifiatare dietro ma mettere le marce un po' più alte davanti. Scarico per Milani da tre punti, tiro sbagliato, Cruballi va su al rimbalzo, si porta a casa il pallone e Jesse Perry messo lì in panchina è la spiegazione del perché Cruballi abbia banchettato a rimbalzo, più 7. Hai detto tutto tu, fuori Perry e Cruballi domina là dentro. Legnano non deve smettere di attaccare,
anche se la partita adesso si fa dura, si fa difficile, la nazione prima troppi pochi sguardi a canestro e bisogna approfittare del fatto che non c'è Perry e provare ad andare via. Nella battaglia adesso viene fuori Maiocco, prova a correre Merchant, ben chiuso da Hassan, scarico per Di Bella. Ci aveva provato Maganza da sotto, ma un po' di mani lignanesi gli avevano posto il tiro. Adesso Cruballi al ferro a realizzare. Non vale canestro, secondo uno dei tre arbitri. Canestro non dato buono per fallo sul palleggio. Qui poteva esserci un'azione di continuità che ultimamente abbiamo visto sui campi della nostra pallacanestro. Invece questa bella azione di pick and roll viene annullata dal fallo di Imola e soprattutto da questa decisione davvero molto molto particolare. Sì, diciamo anche che la mia prima impressione è stata quella di infrazione di passi, se devo essere sincero, per cui vabbè, dai, non ha fischiato passi, non ha dato il canestro buono. Vediamolo in un'ottica di tutta la partita. Legnano sta facendo la cosa che deve fare, cioè adesso correre, e adesso sì che si può dare la palla dentro. Invece uno dei tre arbitri, sfruttando proprio il time out e quindi le due squadre nei propri addol, ha spiegato agli ufficiali di campo che non è stato dato canestro buono perché Cruballi, dopo il fallo, ha commesso infrazione di passi. Ci saranno sì due liberi, ma l'azione non è risultata completamente regolare, diciamo calcio d'angolo in cui si è salvato uno dei tre arbitri, dando ora due liberi a Cruballi, ma non la gioia del 2-1 che avrebbe invece dato ancora più ampio respiro all'Euro Promotion. Comunque un Euro Promotion che fuori Perry ha attivato Cruballi, che dal punto di vista mentale è indubbiamente tratto da questa sostituzione un enorme vantaggio. Sì, sicuramente, poi con in campo Maiocco che può estendere ancora di più l'attacco di Legnano, dentro Cruballi può veramente dominare. Cruballi aggiunge il libero e poi ancora un altro libero alla sua partita. I punti diventano 19 con un quasi perfetto 8 su 9 da due punti, davvero terminale impressionante sotto le plance, 61-52 intanto. Fallo di Merchant, il suo terzo fallo. Vediamo quale sarà la decisione di Mattia Ferrari. Con 7.49 siamo molto lontani dal traguardo finale. Ferrari non arrischia, butterà dentro Penserini. Ora Hassan da tre punti, tiro sbagliato, Maiocco a rimbalzo. Eccellente la sua prestazione, 5 rimbalzi, ma tutti di cattiveria ed energia. Ora Di Bella si va a cercare ancora Cruballi, c'è il fallo di Maganza che sta decisamente perdendo tutti i duelli, quelli statici, quelli dinamici, contro il giocatore in maglia numero 5. Adesso il cambio che arriva, fuori Merchant, dentro Penserini, ma indubbiamente se Legnano perde qualcosa dal punto di vista tecnica, dal punto di vista della garra, della voglia, con Penserini non molla un centimetro. Ah, questo sicuramente, dietro continuerà a mordere. Non capisco Tichis francamente cosa aspetti a rimettere Perry. Va bene dargli pausa, direi che l'ha avuta, fra l'altro la partita si è anche fermata un paio di volte e... meglio così. Allora Cruballi prova a portarsi a casa il ferro, non ce la fa. Nel cheeseburger fra Hassan e Maganza arriva il fallo del numero 17, quindi di Hassan. Due liberi in arrivo per Cruballi, che in precedenza è stato perfetto con un 2 su 2 dalla linea della carità, e adesso, senza andare a portare sfortuna al giocatore americano, può dare 10 o più punti di vantaggio nuovamente all'Euro Promotion. Assegno il primo, allora la doppia cifra è quantomeno garantita. Con 7-20 Legnano è praticamente sul traguardo finale, molto avanti rispetto a Imola. In una partita anche a basso punteggio questo più 11 pesa molto di più che in una gara invece a punteggi decisamente più elevati. Hassan, marcato da Penserini, che arringhia su di lui. Non si riesce a servire Anderson, riceve ora Busciati. Situazione di triangolo d'attacco tanto cara a Giampiero Ticchi. Busciati si butta dentro, gioco rotto. Arcobaleno, che non è vincente ma è sbagliato. Poi sulla lotta a rimbalzo Busciati non riesce a tenere dentro il pallone. Direi che si è passati da un'azione di triangolo d'attacco in cui ci vuole lettura e spaziatura a un'azione di gioco rotto
che fa denotare l'eccessiva confusione di sponda imolese. Francamente la qualità degli esterni molese mi sembra decisamente inferiore a quella di Legnano. Busciatti si adegua a playmaker, anche perché manca Guazzaloca come cambio dei playmaker, però faticano molto se la palla non va dentro. Adesso l'attacco era buono, peccato che la palla sia arrivata a Maiocco tra i piedi, perché le spaziature erano buone e il taglio di Maiocco altrettanto. È molto bravo nelle situazioni di post basso Cruballi a mandare fuori il pallone e servire un compagno. Anche in questa occasione dobbiamo dire l'idea era perfetta, l'esecuzione sbagliata di quel mezzo metro che purtroppo è costata la palla persa a Federico Maiocco, ora rilevato nello quintetto dell'Euro Promotion in maglia bianca oggi da parte di Marco Arrigoni. Pressione a tutto campo con Milani a far faticare Henderson, che già da solo fatica, quasi perde la maniglia. Cruballi a mettere pressione su Maganza, che riceve consegnato con Busciatti, di tre blocchi Henderson, va bravissimo Milani a non concedergli tiro e palleggio. Si prende poi il tiro Henderson al di fuori di ogni gioco, tiro sbagliato, Penserini a rimbalzo arrivando dal lato debole, da una mano ai suoi lunghi, si rialzano le figure di Prato e Jesse Perry con 6 minuti da giocare. Ora Di Bella, palla per Penserini, Milani, arriva il taglio dal lato debole di Arrigoni, di nuovo Penserini in punta, pick and roll, cambio difensivo, c'è Bartolucci su Penserini che non prende la tripla, poi serve Milani da tre punti, tiro sbagliato, rimbalzo di Hassan quasi al limite dell'infrazione di doppio palleggio, poi controlla il pallone sull'attacco di Milani, va a superare le metà campo, 5:40 da giocare, 63-52, Penserini recupera gli applausi ma non il pallone, soltanto deviato in rimessa laterale. E adesso le ultime armi dalla faretra di Giampiero Ticchi vengono tirate fuori, elucidate, Perry e Prato dentro per Bartolucci e Maganza ci prova con il quintetto piccolo Ticchi. Sì, cambia tutto dopo 35 minuti, cambia la filosofia di Ticchi, si adegua a quella di Legnano, vediamo se adesso però potrebbe essere anche la partita di Legnano subire un po' meno fisicamente. Ora c'è Cruballi su Perry, marcatura che non avevamo mai visto, si butta dentro Penserini, c'è fallo sulla situazione di palleggio, attenzione poi al bonus, Imola lo ha già speso interamente quando mancano 5:32 sul cronometro del quarto periodo e 63-52 stampata a tabellone, viceversa Legnano raggiunge ora il proprio terzo fallo, avrà un'altra penalità da spendere prima di vedere alzata la paletta al tavolo degli ufficiali di campo. Busciatti, palla per Perry, 14 secondi per andare al tiro, non lo tiene neanche Cruballi che poi prova a contenerlo un po' d'agilità. Henderson fa saltare Penserini, riapre per Hassan, tiro corto sul primo ferro, a rimbalzo ne viene fuori Di Bella con un po' di fortuna. Cruballi a chiudere, l'Eleio palzato da Di Bella in modo soft con il layout, più 13, che dire, massimo vantaggio. Ma Imola va piccola e prende contropiede, c'è qualcosa che non è chiaro. Cruballi a ringhiare dietro Arrigoni, a tuffarsi per recuperare il pallone, ha il merito di buttarsi, fiondarsi sul parquet e la sfortuna di non riuscire a controllarla, ma Lignano in questo momento ha decisamente più energie, più voglia di vincere questa partita, più idee per vincere questa partita di Imola. 65-52, 4-58, si è subito calata nella parte da battaglia l'Euro Promotion di Mattia Ferrari, che sta facendo diventare caldo anche questo catino dopo che il Pala Knights di Via Parma era stato più di un fattore campo nella scorsa stagione, che aveva portato alla promozione in A2 Silver da parte della formazione del presidente Dettagliana. Adesso c'è da scaldare questo Pala Euro Immobiliare, indubbiamente ben arredato nella sua logistica, dovrà poi far valere i decibel delle migliori giornate per spingere i Knights alla vittoria. Cruballi a tagliare fuori Jesse Perry sul tiro sbagliato, l'ennesimo di Henderson che sta ammaccando i ferri nuovissimi di questa struttura, e adesso arriveranno anche due liberi per Cruballi. Se devo spendere una parola, la spendo però anche per Arrigoni, che adesso deve far fatica a seguire Hassan in giro per il campo, ha tenuto veramente bene lo scivolamento, ha costretto una palla a buttare fuori un pallone sporco per Henderson che ha dovuto tirarlo. Bravo Marco in un lavoro difensivo che non è proprio il suo. Adesso rientra Merchant mescolando un po' le carte, dobbiamo dire, perché
di fatto andando a togliere Di Bella il playmaker lo farà uno tra Merchant e Milani, che si divideranno i compiti di regia, più anche Penserini a dare equilibrio in quel frangente. Croballi prosegue la propria eccellente partita, 2 su 2 e i punti di Usman diventano 25 con 9 su 10 da 2, e a questo punto va a dar battaglia a Jesse Perry, che lo distanzia di una sola lunghezza, 26 per il numero 33, che prova a ricevere adesso, prova a resistere di Usman che commette fallo, non è buono il canestro, quarta penalità per Croballi. La buona notizia è che ci sarà rimessa laterale per Imola, 4:31 da giocare. Attenzione a far ricevere troppo sotto canestro Perry, un Perry da 19 punti nella prima frazione di gioco, 7 punti dopo, un po' la stanchezza, un po' le marcature migliorate di Legnano, ma diciamo Imola e i suoi compagni lo hanno decisamente ignorato. Beh, a parte Hassan che forse ha messo un paio di canestri, un po' di brio, ma per il resto non è arrivato proprio niente di niente da Imola, palla va, finisce sempre dentro e io andrei a raddoppiare, perché a questo punto, anche se qui è bravo Hassan in questa lettura, Marco lo perde, ma non è facile per lui perché non è abituato a queste rotazioni difensive normalmente. E ci eravamo persi il più 15, massimo vantaggio dei Knights, adesso Croballi a perdere il pallone e poi a tutto campo nella situazione di difesa, credo su Perry, arriva il fallo di Tommaso Milani. Adesso Legnano non deve perdere la testa e la lucidità e soprattutto non deve farsi ingolosire, quindi il pallone lo devono trattare i piccoli e non i lunghi come ha fatto in questa occasione Croballi. Cambiati Milani e Croballi, dentro di nuovo Di Bella e Maiocco, che con la loro esperienza e la loro lucidità adesso sono chiamati a dare più linearità nella gestione del cronometro. 4 minuti da giocare, 67 a 56, scusate, 2 su 2 di Perry, 11 punti tra le due squadre. Di Bella supera la metà campo facendosi beffa di Busciati, davvero eloquente il divario tra i due giocatori questa sera, tutto a vantaggio del 36enne di Siziano. Riceve Merchant in uscita dai blocchi, attende il pick and roll, va poi sull'altro lato, prova a far ammattire Anderson che questa volta difende bene, 6 secondi per andare al tiro. Merchant andrà in situazione di gioco rotto da 3 punti, tiro corto sbagliato, poi Penserini a tenere palla viva, c'è però infrazione di 24 secondi. Altra brutta azione di Legnano, è la terza o quarta consecutiva in cui l'Euro Promotion non cava fuori niente di buono. Adesso Legnano deve stare attenta, il classico problema è quello di gestire 3 minuti e 39, ma non gestirli troppo, perché 3 minuti e 39 comunque sono tanti. Vero che Imola è in bonus, ma è vero anche che non bisogna aspettare. Adesso un po' di confusione anche da Mattia, che sta facendo tanti cambi, sta provando in tutte le maniere ad avere un quintetto affidabile. E si è tornati al quintetto di partenza, quello che indubbiamente aveva dato maggior garanzia di rendimento. Di Bella e Croballi di nuovo dentro, Arrigoni adesso a resistere contro Hassan, davvero clinic difensivo da parte di Marco Arrigoni, riapertura per Perry che adesso agisce dai 4 metri, va a prendersi un tiro difficile, qui Croballi lo contiene bene, poi lo sposta anche di furbizia e di malizia a rimbalzo e Perry ha dimostrato di avere buone letture ma non cattiveria sotto porta. Alla Pippo Inzaghi doveva essere più rapace, meglio per Legnano che con 3 minuti si avvicina al traguardo finale, ma deve mettere un paio di canestre di sicurezza a spegnere la rimonta di Imola. Ci prova Croballi contro Jesse Perry, si butta dentro, fallo di Perry, arriveranno due liberi di nuovo per Croballi, 7 su 7 della linea della carità, 15 su 17 per l'intera Legnano, che possiamo dire, a parte il passaggio a vuoto del 6 su 28 da 3 punti, ha giocato una partita offensiva ordinata e di buona qualità. No, ma Legnano ha giocato bene e deve fare bene 2 minuti e 55 perché merita di portare a casa questa partita nel complesso, nel numero di giocatori coinvolti rispetto a Imola e nella qualità del gioco dimostrato. Croballi una sentenza dalla linea della carità, 8 su 8 sbaglia poi questo libero, comunque ha portato i suoi a più 12, 68 a 56, si butta dentro Anderson che si appoggia fortunosamente con un layup rovesciato a canestro, 68 a 58, 10 punti, 2:40 dalla fine, ora serve Di Bella, il suo fosforo e la sua leadership nella gestione di vantaggio e tabellone. Palla per Milani,
ripiega su di lui Prato, palleggio resto e tiro di Tommaso, grande esecuzione dai 5-6 metri, davvero eccellente, e poi si scuote col pugnetto Prato dall'altra parte a prendersi il tiro da tre affrettato e sbagliato. Perri a rimbalzo tiene palla viva, anzi la controlla, riapre per Hassan, si butta dentro Anderson, fallo di Milani che questa volta non ha contenuto il palleggio di mano mancina del numero 15, due liberi in arrivo per lui, e se c'è qualcosa da fare che non deve fare Legnano è concedere rimbalzi in attacco, vale a dire extra possessi, e concedere tiri a gioco fermo, perché il cronometro è decisamente alleato di Legnano e non di Imola. Sì, Legnano qua si è un po' fermata sul canestro di Milani, siamo un po' fermati, hanno lasciato Prato dall'altra parte libero, e poi sul tiro da solo, sulla rotazione, finisce che molli un qualcosa a rimbalzo. 2 minuti e 11 ancora di grande concentrazione. 2 su 2 per Anderson, Di Bella, fallo adesso di Anderson, anzi no, arriva l'infrazione di passi su un controllo, possiamo dire, nello stretto da parte di Fabio. Recupera allora per Imola, 2 minuti 8 secondi, Anderson a sparare da tre punti, a sbagliare, rimbalzo di Cruballi che poi prova anche l'accelerazione a tutto campo, servito Merchant, ora Di Bella arriva a gestire, a mettere calma ai suoi, gli applausi del Pala Euromobiliare a dare un po' di coraggio all'Europromotion, palla per Arrigoni che non arrischia il tiro, palleggio, arresto e tiro nel cuore dell'area. E se non è il sigillo, davvero poco ci manca, la marchiatura a fuoco su questa partita è lì pronta ad arrivare. 72-60, 1-46, time out, Ticchi per avanzare la palla oltre la metà campo. Tipica partenza di Arrigoni che fa sempre paura fuori dall'arco dei tre punti, perché se l'è guadagnata col lavoro in palestra questa nomea. Ottima partenza, ottima scelta quella dell'arresto e tiro. Legnano ha saputo gestire bene gli ultimi minuti perché ha attaccato senza fretta, cercando di trovare il momento giusto per mettere la zampata, e il risultato è arrivato, più 12, e adesso bisogna fare una buona azione difensiva, chiudere l'area e poi gestire il finale. Nella gestione del finale aiuteranno le percentuali liberi, 16 su 19 complessivo per i Knights, dall'altra parte Imola 14 su 21, ma le percentuali sorridono decisamente all'Europromotion, 47% dal campo contro 35, più o meno si pareggiano i dati dall'arco dei 6, 75, 21% Legnano, 22 Andrea Costa Imola, a rimbalzo 35 a 29, un po' più marcato il vantaggio lignanese che indubbiamente ha lavorato meglio, 10 a 4 il computo degli assist, dobbiamo dire anche 13 a 6 il dato delle palle perse, con Legnano che ha avuto un passaggio a vuoto nel secondo periodo, ma nel complesso ha gestito indubbiamente i ritmi e benissimo questa partita e questo esordio che può valere i primi due punti in A2 Silver, avvicinando la quota salvezza. Ricordiamo l'obiettivo dell'Europromotion, evitare play-out e retrocessione diretta. Adesso Prato a realizzare due punti del meno 10, Arrigoni a perdere palla sulla pressione, Busciati lanciato a tutto campo, prova a chiudere al ferro, ci riesce. 1:28 da giocare, 8 punti adesso, un po' di frenesia, quella che abbiamo detto deve evitare Legnano, perché qui ormai Imola sta provando un assalto all'arma bianca che con 90 secondi da giocare, diciamo, è ancora possibile nella pallacanestro, ma non a livello logico. Sì, due errori un po' tecnici secondo me di Legnano, abbiamo lasciato l'area vuota sulla prima penetrazione, troppo facile, viste anche le percentuali di Imola chiuderei un pochettino più l'area, e poi la pressing e la palla deve finire in mano ai tre esterni, sono lì, sono tre esterni buoni che sanno gestire la palla. Con tutto il rispetto per Marco, faccia altre cose adesso, faccia la boa, ma la palla deve finire in mano ad altri giocatori. 1:28 da giocare, rapidamente qualche tabellino, 26 punti per Cruballi, 15 Merchant, 10 per Milani, 8 per Arrigoni, 6 per Di Bella. Dall'altra parte dicevamo il mattatore vero è Perri con 28, si sono un pochino risvegliati Prato e Anderson rispettivamente ora a 6 e 7 punti, ma il contributo maggiore dobbiamo dire lo ha dato Hassan con 9 punti, brutte percentuali 1 su 7 da 3, ma è quello che ci ha messo un po' più di mostarda, un po' più di voglia rispetto ai propri compagni. Ora rimessa in zona d'attacco per Legnano,
riceve Di Bella, possesso pieno per andare a concludere a canestro. Arrigoni per Merchant, riceve ora Di Bella, sale a bloccare Cruballi, cambio difensivo appena accennato da parte di Imola, poi Merchant si prende il tiro, è sbagliato e il fallo è di Jesse Perry a rimbalzo, e arriveranno allora due liberi per Cruballi, che poi si diletta anche con qualche piegamento al terreno. Due liberi adesso per Cruballi. Adesso fallo tecnico a Cruballi ed è quinto fallo per Usman. Che decisamente non ci voleva, col risultato che Prato alla fine ha ottenuto quello che voleva, vale a dire innervosire Cruballi e se possibile fargli spendere un fallo tecnico, ed è così accaduto. Quinto fallo adesso per Cruballi, dovrà tirare i liberi Maiocco al suo posto e poi dall'altra parte ci saranno due liberi a gioco fermo per Imola. Mi è capitato una roba del genere, quindi Cruballi non tira, doveva tirare lui e non tira, entra un altro a posto suo per tirare i liberi. Mai visto una cosa del genere. Il tecnico francamente ci sta, Cruballi ha un po' perso la testa a partire dai piegamenti fatti in campo, poi è cascato nella provocazione di Prato, che comunque ha difeso i suoi diritti. Peccato, perché Cruballi ha giocato una signora partita, speriamo che questo non incida. Maiocco fa dimenticare questo siparietto decisamente poco positivo, non per Cruballi ma per l'intera Legnano, tanto che Mattia Ferrari sta provando a spiegare al suo pivot cosa non bisogna fare, e indubbiamente bisogna evitare di ricadere nelle trappole avversarie dopo aver dominato una partita. Maiocco fa comunque 2 su 2, dimostrando nervi d'acciaio e attributi quadratissimi. Più 10 per Legnano, adesso 1 e 12 da giocare, due liberi per Prato che realizza il primo. Anzi, è in vigore la nuova regola, una delle regole cambiate è appunto quella del tecnico, si tirerà solo un libero e non due, e i giocatori usciranno per due tecnici, cosa che invece precedentemente era a discrezione degli arbitri, quindi pagato soltanto parzialmente da Legnano la situazione di fallo tecnico. Arriva a completare però la punizione Henderson con questa tripla che vale il meno 6, 74-68, 56 secondi da giocare. Ora Di Bella vuole giocare col cronometro, 50 secondi alla fine, 10 per andare al tiro, 7 secondi, palleggio ancora aperto, 3 secondi, deve tirare Di Bella che si prende il jumper! Fabio Di Bella chiude la partita da campione, più 8, Busciati a riaprire per Anderson, ma manca veramente poco, tiro fuori equilibrio da parte di Anderson, lotta a rimbalzo Milani che porta a casa il pallone, va a servire Di Bella, i due cronometri vanno di pari passo, Imola non spende fallo, e allora per Legnano la gioia del primo meritato successo in A2 Silver, si apre col botto l'esperienza nel campionato di Serie A dell'Euro Promotion. Di Bella prova ad attaccare, scarico per Merchant che va a sbagliare, non va la correzione di Maiocco, ma sarebbe stato il punto esclamativo su questa partita che è già ottima di suo. 76-68 allora per Legnano, ci sono 26 punti di Cruballi, miglior marcatore della propria squadra, aggiungendo anche 10 rimbalzi in una partita davvero strepitosa di Legnano. Dall'altra parte non bastano i 28 di Perry, ma più o meno tutto il collettivo ha fatto la propria parte. Merchant e Milani in doppia cifra, benissimo Arrigoni, bravo Di Bella a dare calma e tranquillità e soprattutto a gestire i momenti più nervosi di questa gara. Un aiuto arrivato anche da Capitan Maiocco, utilissimo, con punti e rimbalzi. Direi, Matteo, meglio di così non si poteva iniziare. Legnano è stata molto ma molto brava
a dominare la partita e soprattutto a non perdere la testa quando potevano esserci delle difficoltà da affrontare. Legnano ha messo subito in campo quelle che saranno le sue armi di quest'anno, ha già fatto vedere a tutti su cosa vuol puntare. I margini di miglioramento però sono enormi, perché veramente oggi ha vinto ma non ha giocato la miglior partita che può giocare. Sono tanti giocatori che devono giocare insieme, devono rimettersi a posto negli spazi giusti insieme. I margini di miglioramento sono tanti, ma la cosa positiva è stato proprio questo, mostrare i propri punti di forza e le armi che userà, immagino, per tutta la stagione.